La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è venuta al Maxxi a Roma per inaugurare il festival internazionale New European Bauhaus, da lei lanciato per chiamare a raccolta i creativi di tutta l'Unione e costruire insieme un futuro sostenibile, inclusivo e bello. Ispirato alla celebre scuola di arte e design nata in Germania nel 1919, il New European Bauhaus è stato scelto come modello di riferimento per il Green Deal europeo. And my friends, we will reconstruct Ukraine. We have to do that, and we will do that. And I think it is not only in our interest, it's our moral obligation to do that. But when we are reconstructing Ukraine, of course only by Ukraine, let's do it in the right way. Let's do it in the spirit of the new European Bauhaus. And the same is for the European Green Deal. This transformation is huge. La Presidente della Commissione, intervistata dalla direttrice del TG1, Monica Maggioni, ha dialogato con Diébédo Francisqueré, pioniere dell'architettura sostenibile e vincitore del Pritzker Prize 2022, il Nobel dell'architettura, originario del Burkina Faso e di base a Berlino, che cura e partecipa alla 23esima Triennale di Milano. A fare gli onori di casa la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, intervenuto il ministro della cultura Dario Franceschini, presenti tra gli altri Francesco Rutelli e l'eurodeputata Silvia Costa.